Buonasera, ben ritrovati a Sibilla, le voci della ricostruzione. Da 8 anni questa trasmissione tiene i fari accesi su ciò che succede nel centro Italia colpito dal terremoto del 2016. Quest'anno stiamo in onda su tutte e 4 le regioni del cosiddetto cratere, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. Nel tempo questo spazio di approfondimento è diventato più che della ricostruzione, le voci delle ricostruzioni, perché sono tante le emergenze che si susseguono su tutto il territorio nazionale e ci sono problematiche che sono simili, c'è un evento drammatico, una catastrofe, c'è un post e c'è la necessità di una ricostruzione. Spesso i temi si intrecciano, ovviamente il tratto comune è la prevenzione, la messa in sicurezza dei territori e soprattutto non lasciare sole le comunità e le persone. E Sibilla, le voci delle ricostruzioni, è qui proprio per questo. Per attualità, questa settimana, con questa prima puntata di stagione, partiamo parlando di alluvione, o meglio di alluvioni. Veniamo da un weekend davvero drammatico per la vicina Emilia-Romagna, con addirittura delle vittime, ovviamente mostriamo vicinanza, ma ci sono stati momenti drammatici di paura, di tensione anche nelle Marche, con questa ondata di maltempo che era stata annunciata da un'allerta gialla che ha colpito soprattutto la zona dell'Anconetano e del Pesarese. Se facciamo dei passi indietro, solamente un mese fa l'alluvione che ha colpito soprattutto la zona dell'Aspio e quindi nell'Anconetano, tra Ancona, Osimo e Camerano, e la zona di Castelferretti nel comune di Falconara, senza dimenticare Marcelli di Numana. Io do il benvenuto qua ai miei ospiti, allora saluto Andrea Pesaresi e Arnaldo Ippoliti, che sono del Comitato Alluvione Marche. Sono due volti noti perché effettivamente avevano già fondato un comitato nel 2006 in occasione dell'alluvione del 16 settembre del 2006 che colpì la stessa zona dell'Aspio. Corsi e ricorsi, ci viene da dire ovviamente che i problemi si ripetono, ogni volta sembra la prima volta ma in realtà non lo è. Quella zona era già stata alluvionata e siamo qui di nuovo a parlare di questi problemi di persone, di famiglie, di messa in sicurezza del territorio. Tornando all'attualità di questi giorni, Andrea Pesaresi, allora l'Aspio come zona, diciamo, che è stata risparmiata da questa ultima ondata di maltempo che ha caratterizzato i nostri territori soprattutto nella giornata di sabato, ma tante telefonate, tanta paura, no? Sì, noi abbiamo una linea telefonica sempre accesa sul pezzo. E fra sabato mattina e sabato sera le telefonate sono state incessanti. C'è un certo senso di scoraggiamento perché si ripetono questi eventi e a ogni pioggia, poi quella di questa settimana non era una pioggia di grande intensità, però già il fiume era al limite della sua portata. E gli argini sono molto fragili, la pulizia ancora non è stata fatta. Io credo che siano 40-50 anni che non si mette mano ad una pulizia approfondita degli alvei fluviali di questa zona. Ed è necessario, è indispensabile anzi, che venga fatta in maniera capillare, da monte a valle o da valle a monte. Io tecnicamente non sono in grado di dire qual è il metodo più giusto, però ci sono i tecnici per questo, e che venga poi dopo fatta periodicamente, perché tanto ci vuole un cambiamento culturale. Non si dorme più? No, no, assolutamente. Tutti hanno paura appena sentono di un'allerta e appena vedono che piove un pochino più del normale hanno paura. Noi abbiamo questa chat, oramai sono centinaia, diciamo che la chat raggiunge circa 2000 persone e non le dico quante sono state appunto le chiamate in questi giorni, ma ognuno voleva un po' di conforto, e tutti mandavano video, messaggi e quant'altro per mostrare quello che stava accadendo proprio a ridosso delle proprie abitazioni o delle proprie aziende. Avvocato, quindi c'è la necessità di mettersi in rete intanto e quindi diciamo, il vostro impulso è stato quello di, tra virgolette, rinnovare questo comitato che era nato 18 anni fa. Esattamente.
18 anni fa nacque questo comitato e esattamente il 20 settembre chiamai Andrea Pesaresi e gli dissi: guarda Andrea, secondo me è il caso che ricostituiamo il comitato perché è intollerabile che dopo 18 anni ancora alcune opere che dovevano essere fatte non sono state fatte. E premetto che queste opere, vi erano le disponibilità per farle, però purtroppo ad oggi non sono state fatte. Quindi noi non siamo quelli che, additano delle responsabilità nei confronti della politica, ma c'è da capire com'è possibile che dopo 18 anni, con le disponibilità della regione, queste opere non sono state fatte. Siamo qui comunque non per guardare al passato, ma guardare al futuro. Il Comitato ha proprio l'obiettivo di riuscire a portare a casa dei risultati importanti, quale quella della bonifica del territorio e di far sì che le famiglie che hanno subito dei danni vengano ristorate. Quindi il nostro obiettivo, non solo del comitato, ma anche del direttivo, è proprio quello di far sì che ci sia da parte delle istituzioni quella disponibilità tale atta a far sì che il prima possibile siamo in grado di ristorare i privati, le aziende e mettere in sicurezza il territorio. Le dico solamente, le porto un esempio: Sì. dei nostri residenti dell'Aspio lamentano il fatto che prima l'Aspio aveva una profondità di 4-5 metri, adesso è alto 1,5 metri. Quindi voi immaginatevi nel momento in cui fa una pioggia più importante, immediatamente esonda e questo crea gravi, gravi problemi a tutta la collettività, alla viabilità e a quant'altro. Però abbiamo visto ad oggi, dagli incontri che abbiamo fatto, tanta disponibilità. Però chiaramente bisogna adesso mettere nero su bianco un emendamento per far sì che i nostri associati possano avere in tempi celeri i ristori necessari, perché parliamo di persone che ad oggi almeno 5 famiglie vivono fuori casa e tantissimi, tantissimi residenti ad oggi hanno la casa distrutta. E Esatto. questi sono spese e sono denari necessari per far ripartire un'economia, un territorio. Allora, quindi qui stiamo parlando in questo caso dell'alluvione che c'è stata un mese fa, 18 e 19 di settembre. Esattamente. 2 giorni fa di nuovo l'incubo, cioè un'immagine che ha fatto il giro d'Italia, che è quello dell'autostrada che diventa un fiume di acqua e fango nella zona di Senigallia. Eccola, questa immagine. Senigallia è me che purtroppo vive costantemente con questo dramma delle alluvioni, non solo per le esondazioni del Cesano o del Misa, che sono i 2 corsi principali, ma anche per i problemi del reticolo minore. Andiamo ad ascoltare alcune voci dalla Cesanella. Al solito, la Cesanella è così, quando piove un po' si riempie tutto. Ogni volta che piove sì, è un casino, le fogne non ritirano più, è un problema. Le fogne generalmente non le pulisce nessuno, però ci sono alcune zone che sono più basse e quindi logicamente la strada si riempie subito. Io per esempio, mio padre, quando ha costruito la casa, l'ha alzato leggermente rispetto alla strada. Cade la pioggia e le strade si allagano. La Cesanella di Senigallia, come troppo spesso accade nelle giornate di maltempo, raccontano i residenti, tra chi è impegnato a spazzare via l'acqua dal giardino e chi invece la drena con le idropompe da scantinati e garage. I danni, stando a quanto raccontano i residenti, non sono molti, ma a pesare sull'umore è la precarietà in cui si vive ogni temporale. A causare gli allagamenti, il sovraccarico del sistema fognario cittadino. Avete aperto voi i tombini stamattina? Sì, abbiamo aperto noi. Sì, non si può dire nessuno. Quindi non avete avuto neanche, perché abbiamo visto che là ci sono i vigili del fuoco, però soccorsi. No, qua non c'è stato nessuno, l'abbiamo fatto noi. Noi dobbiamo, chi c'ha le cantine, attaccare le pompe nelle cantine, butta fuori, però se le fogne non tirano. Lei ha avuto la cantina allagata? Sì, ancora ci sono le pompe che le attaccate. È da rifare proprio tutta la fognatura con tubi un po' più grossi, non lo so, non lo so. In casa vi è entrata acqua? No, ancora no. È arrivata qua perché in queste vie, in queste traverse si riempie.
Oltre al quartiere della Cesanella, allagamenti si sono registrati anche al Cesano e per tutta la giornata il tratto della 14 tra Senigallia e Marotta è stato aperto e chiuso a singhiozzo. Il comune di Senigallia ha attivato dalla mattina il COC, il centro operativo comunale, per monitorare la situazione. Fortunatamente i fiumi Mise e Cesano sono rimasti sotto livello di guardia. A destare più preoccupazione nel momento di maggiore intensità dei fenomeni i reticoli minori, poi tornati alla normalità dopo il passaggio della perturbazione. Questa era la zona di Senigallia colpita due giorni fa, sempre sabato mattina, momenti d'ansia, di tensione anche a Castelferretti di Falconara, alluvionata solo un mese fa. Torna la paura, un mese dopo. Tornano sacchi di sabbia e tavole a protezione di case e imprese. L'incubo, un mese dopo l'alluvione del 19 settembre, è realtà a Castelferretti. Qui già siamo stati bastonati abbastanza. Viviamo negli incubi. La notte appena sentiamo piovere non si dorme. Tutto qui. Un'alba in allerta dopo una notte di piogge, tanto intense da proseguire nella giornata. Due criticità principali: il fosso dello zocco stracolmo in grado di inondare i campi circostanti, l'acqua e il fango dalla collina di Monte Domini in direzione di via Tommasi, nei pressi del cimitero e dello stadio Fioretti. Allagamenti anche in altre strade della frazione. Paura, rabbia, frustrazione. Sì, paura adesso... Grazie a Dio non è che ha fatto danni alle persone, danni materiali tanti magari, però sì, insomma, siamo sempre così, un territorio che a quanto pare deve essere curato un po' di più. In campo le squadre di polizia locale, protezione civile e forze dell'ordine, così anche i vigili del fuoco per soccorrere in via Saline un ragazzo la cui auto è stata centrata in pieno da una pianta. I fossi Cannetacci, San Sebastiano, Rigatta e Liscia sono stati monitorati perché hanno superato il livello di guardia. Il comune ha raccomandato le persone di salire ai piani alti e di non occupare locali interrati e sottopassi, alcuni dei quali non percorribili. Assessori, sindaco e tecnici hanno proseguito le verifiche nel territorio in previsione di una serata in apnea. E pensare che domani il Palaliuti accoglierà un evento di beneficenza per gli alluvionati di Castelferretti di un mese fa, ancora una volta tornati nell'incubo. Quindi pensare si arriva davvero allo scoramento, perché questi episodi, che sono davvero anche così frequenti, mettono in discussione anche la tenuta economica e psicologica delle persone e delle famiglie. Ah, ma sicuramente, perché mentre in passato in occasione dell'altra alluvione la cosa che ci chiedevano era il ristoro dei danni, che era la priorità. Adesso non è che il ristoro dei danni non sia importante, ma la prima domanda che ci fanno è quando verrà messo in sicurezza il territorio per non correre più questo rischio, perché è inutile riacquistare i beni, ricostruire, ricomperare appunto i mobili, le aziende, investire nuovamente per ristrutturarle, ma poi dopo ritrovarsi dopo qualche mese o qualche anno appunto è a capo. Questo non può più accadere. Ma ripeto, il cambiamento culturale è fondamentale, cioè oggi assistiamo ad un'alluvione quasi a settimana nel territorio italiano, quindi non c'è più da stupirci. Se non si mette mano, ma proprio culturalmente, alla messa in sicurezza e custodia degli alvei fluviali, dei bacini, ci troveremo sempre di fronte a questo problema. Le porto solo un esempio: abbiamo avuto questa mattina un confronto molto costruttivo con la Regione Marche, e dove ci faceva notare che saranno fatti dei lavori per ripulire, indipendentemente che arrivino o meno i finanziamenti nazionali, il fiume Aspio, ma poi il fiume Aspio a un certo punto arriva sotto un ponte che è delle ferrovie, e lì c'è una strozzatura. Oltre il ponte c'è la responsabilità di altri enti. Ora noi quello che chiediamo è fare in modo che ci sia un tavolo in cui gli attori del territorio siano tutti presenti, ci si guardi in faccia, si capisca quello che c'è da fare, ci si assuma la responsabilità di chi fa cosa, ma che poi venga fatto. Ecco, Avvocato Ippoliti, quindi da questo incontro con l'assessore alla protezione civile regionale Aguzzi è emerso questo nodo, insomma, della messa in sicurezza, e non solo, si parla anche di ristori, insomma, celeri, no? Allora, l'incontro è
ha significato una partenza. L'assessore poi, su nostra richiesta, ci ha concesso anche la possibilità di ritornare la settimana prossima, okay, perché adesso stanno stabilendo le modalità operative, programmatiche. Secondo me questo è molto importante, perché stiamo dando dei contributi. Le faccio presente una cosa. Sì. Hanno molti residenti, ci segnalano il fatto che purtroppo... io non so da cosa dipenda, se è vero o meno, però quando tagliano le piante, poi queste piante, magari per pioggia o quant'altro, poi ricadono nell'alveo dei fiumi e queste poi creano delle ostruzioni. Tappi. Ecco, quindi bisogna far sì che delle opere siano fatte in modo tale che vengano ripulite, la cosiddetta manutenzione ordinaria, che diciamo, ben puliti gli alvei dei fiumi, ma soprattutto la questione principale è quella di far sì che ci siano tutti i players allo stesso tavolo, in modo tale da arrivare a capire il problema a 360 gradi, perché noi possiamo parlare per la realtà che conosciamo, che è quella della provincia di Ancona, certo, e parte di Macerata. Poi chiaramente qui bisogna, ormai siamo tutti interconnessi in un territorio provinciale dove purtroppo, ahimè, c'è un problema. Io lo chiamo un drago a sette teste, che è la burocrazia, e una parte è responsabilità dei comuni, una parte è responsabilità del consorzio di bonifica, una parte è competenza delle province. Da qui bisogna districarsi, e qui è arrivato per me il ruolo importante del comitato. Noi abbiamo proposto all'assessore questa fattispecie, che secondo me è importantissima, vale a dire permettere con dei contratti di fiume la possibilità per gli agricoltori di poter togliere le piante, gli alberi dagli alberi dei fiumi nella loro proprietà. Sembra una banalità. Se lei, dottoressa, parla con 50 politici, tutte le danno ragione, però ci hanno raccontato che quando c'è stata l'alluvione a Senigallia, esatto, degli agricoltori hanno tolto, si sono permessi di togliere dai loro campi delle piante, sono stati multati o hanno incontrato dei problemi amministrativi con la polizia, con i carabinieri forestali. Quindi è necessario capirsi, dobbiamo tutti remare dalla stessa parte, e qui c'è il ruolo del comitato. Perché abbiamo fatto questo comitato? Perché, spero che questo non sia il caso, molte volte nell'imminenza dell'alluvione ci stanno tutti sono presenti, e poi dopo 10 giorni cala l'attenzione perché purtroppo ci abbiamo tantissime problematiche. Ecco, il ruolo del comitato è proprio quello di tenere sempre acceso con un faro la problematica della messa in sicurezza degli alvei dei fiumi e occuparsi dei ristori per i privati, e sono due rette che vanno ad integrarsi l'una con l'altra. Assolutamente. Allora, tra l'altro sappiamo che è stato richiesto e concesso uno stato di emergenza per il territorio, insomma, che è rimasto colpito dall'alluvione di un mese fa, tenuto conto che nel nostro territorio, insomma, sono in corso post di varie alluvioni, quindi ovviamente quella drammatica del 15 settembre 2022, che ha fatto anche 13 vittime, quindi è stato l'evento probabilmente più doloroso che ricordiamo, senza dimenticare l'alluvione di Senigallia del 2014, quella di maggio 2023, che ha colpito soprattutto l'Emilia Romagna ma ha toccato anche il nostro territorio. Quindi assolutamente abbiamo, tra virgolette, una grande storia anche di alluvioni, non solo di terremoti, come raccontiamo tutte le settimane. Il comitato c'è per ascoltare ovviamente le famiglie, i cittadini, e ovviamente questa è anche la vostra casa, quindi Sibilla, le voci della ricostruzione tutte le settimane cercherà anche da qui, insomma, di dare il proprio contributo in un'ottica di essere comunque vicini ai territori, soprattutto quelli più fragili colpiti da questi eventi. Grazie davvero ad Andrea Pesaresi. Grazie. E ad Arnaldo Ippoliti del Comitato Alluvione Marche. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco, andiamo sui Sibillini nel Latto Nera per parlare di post sisma. A tra poco.
Ben ritrovati, Sibilla, le voci della ricostruzione, o meglio delle ricostruzioni, seconda parte di questa prima puntata di questa stagione, un programma questo che va in onda da 7 anni, sono 8 gli anni di post sisma 2016, un programma che è nato proprio per tenere i riflettori accesi su ciò che succede nel centro Italia colpito dal sisma del 2016, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. 26 e 30 di ottobre, il secondo round delle scosse, iniziate con quella drammatica del 24 di agosto del 2016, poi ci fu la scossa che possiamo definire definitiva, quella del 30 di ottobre, la mattina, scossa da 6.5. Ci avviciniamo dunque all'ottavo anniversario e tra l'altro abbiamo ospiti qua i sindaci di Ussita, Silvia Bernardini e Alfredo Riccioni di Castel Sant'Angelo sul Nera, questi due comuni che sono stati epicentro di quelle scosse, appunto del 26 sera e poi del 30 di ottobre. Allora, intanto vado a chiedervi qual è la situazione attuale a 8 anni, tema molto ampio, ma di fatto iniziamo da qui, dalla ricostruzione, dalle case, da quello ovviamente che tutti i cittadini aspettano. Silvia Bernardini. Allora, diciamo che a 8 anni avremmo voluto vedere una fotografia diversa, sicuramente saremmo aspettati di essere molto più avanti con la ricostruzione dei nostri paesi, anche perché, come diceva lei, sono paesi totalmente distrutti che faticano a riprendersi, ma perché oltre alle case la distruzione ha colpito anche e soprattutto le attività economiche. Quindi sicuramente a 8 anni vedere tanti cantieri è una cosa positiva, vedere tante domande presentate per progetti quindi in via di approvazione è una nota piacevole, ma il problema grosso rimane soprattutto per quanto riguarda Ustria, perché ancora abbiamo metà del paese completamente bloccato per l'annosa vicenda dell'R4 che purtroppo a 8 anni ancora non riusciamo a sbloccare, e questo sinceramente è una risposta che non riusciamo a dare ai cittadini, è una risposta che pesa, perché è una mancata risposta che pesa, perché la gente comincia ad essere stanca, esatto. Soprattutto perché non vede un futuro, insomma. Poi ci torniamo su questo tema, R4, ovvero zona a rischio idrogeologico, siamo in presenza di zone cosiddette multirischio, no? Dicono gli addetti ai lavori, c'è un problema sismico, c'è un problema anche idrogeologico, problematiche che sono comuni a tanti territori italiani, ma lì laddove bisogna ricostruire ovviamente bisogna mettere insieme più priorità, purtroppo questo crea dei problemi, dei freni, anche dei cavilli se vogliamo. Poi ci torniamo, anche perché questo è un problema che riguarda anche il vicino comune di Castel Sant'Angelo sul Nera. Castel Sant'Angelo sul Nera, tra l'altro, è il primo comune marchigiano, è stato ad approvare i piani attuativi per le frazioni distrutte, ma a che punto siamo? Sindaco che tra l'altro ha preso in mano il comune in realtà da pochi mesi, no? Sì, da 4 mesi circa. Esatto. Siamo un po' la nostra situazione è molto simile a quella di Ustita. Noi siamo stati epicentro il 26 ottobre, mi ricordo che io ero un dipendente comunale, per cui vivevo direttamente il terremoto, sisma delle 7.20, stavamo in ufficio delle 9.20 con una bomba d'acqua paurosa. Tra l'altro. Come siamo? In Castel Sant'Angelo sul Nera, a livello di opere pubbliche siamo molto avanti. La vecchia amministrazione con le opere pubbliche ha lavorato molto bene, perché ci sono già circa, tra piccole e grandi, 15 opere concluse, molte sono in lavorazione, molte sono in attesa di approvazione dei progetti. Ricostruzione privata, qui arriva la nota dolente, siamo molto indietro, e noi abbiamo circa 1200 abitazioni, distrutte il 98%, perché se lei adesso si fa un giro nel nostro paese sembra di stare a Pompei, perché sono state quasi demolite dall'USR gran parte delle abitazioni. I progetti presentati sono pochi, circa 117, le case ultimate tra condomini, ma gran parte singole, sono 12, 26 sono in fase istruttoria, 28 sono lavori in corso, troppo poche, però siamo bloccati sempre dal famoso R4. Esatto.
perché alcune sono state fatte perché presentate prima dell'approvazione del testo unico. Il testo unico purtroppo bloccava la presentazione di progetti che ricadevano in R4. Poi c'è l'ordinanza numero 78 del 13 maggio fatta dal commissario Castelli che permette sì di presentare i progetti, ma di fatto poi rimangono bloccati lì. Fanno un predecreto e qui nasce un altro problema. Convincere i tecnici, io magari li presentassi tutti e 1.000 progetti, ma i tecnici giustamente dicono: noi facciamo il progetto, ci lavoriamo 2 mesi, 3 mesi, 1 mese, arriva l'OSR, viene bloccato e loro non prendono i soldi. E per cui sono portati a lavorare, a progettare sulle abitazioni che possono andare avanti. Bisogna anche capire, anche se io come sindaco ora e come cittadino prima ero quelli che mi rompeva le scatole, cioè. Io sono un castellano puro sangue come lo è Silvia Ussita. Vedere rinascere il paese sarebbe la più grossa gioia del mondo, come nasce un figlio, no? Dice, se no il nostro paese o la fa la nostra generazione o il nostro paese morirà. Perché adesso viviamo di turismo dei funghi, non c'è pochissimo posto per dormire, per cui la gente se con la meteo vede domani il bel tempo, va da Ussita, va da Castel Sant'Angelo sul Mera, vado sul Piano Grande, se no non si muore. Per cui siamo un po' soli. Tutto qui. Capisco. Capisco, ecco, quindi andiamo un attimo a capire meglio, insomma, questo tema. Tra l'altro noi anche con un approfondimento abbiamo trattato proprio quando era maggio scorso, insomma, questo tema della situazione R4, zone a rischio idrogeologico, e appunto quella ordinanza sindaca sembrava aver risolto la situazione, nel senso che i progetti comunque potevano essere presentati, ma nei fatti poi non vanno avanti, quindi in realtà la situazione non è risolta. No, assolutamente no, è stato veramente una falsa partenza perché, come diceva Alfredo, presentare un progetto e poi averlo approvato dopo che saranno approvati i progetti definitivi appunto per la risoluzione di questi problemi significa che quel progetto sta fermo lì sicuramente un altro paio d'anni, i prezzi diventano vecchi, per quando sarà decretato dovrà essere rivisto tutto quanto e come diceva Alfredo, i professionisti non prendendo i soldi preferiscono andare avanti con quelli dove possono, appunto, dove possono lavorare, che possono essere decretati. Quindi una falsa partenza. Purtroppo il problema è che non abbiamo ancora una scadenza per cui questi benedetti progetti che dovrebbero andare e stiamo parlando ancora di progetti, poi dovranno essere fatti i lavori, perché questa è l'altra cosa che non dobbiamo dimenticare. È vero, non possono essere ancora oggi approvati i progetti, ma i lavori poi potranno essere fatti e le case potranno tornare ad essere abitate solo quando saranno fatti anche i lavori che interessano queste zone. Quindi non solo non abbiamo i progetti, non sappiamo quanto tempo ci vorrà per fare questi lavori, perché non sapendo quello che dovrà essere fatto. Quindi stiamo parlando di tempi lunghissimi, tempi veramente biblici per queste persone. Tra l'altro ci sarebbe l'accoppiata con il super bonus e lì si rischia anche di perdere quest'altro treno, no? Perché il super bonus abbinato alla ricostruzione ha una scadenza al momento. Non è un rischio, quella è una certezza, perché entro il 2025 non saranno neanche presenti questi progetti. Quindi è ormai una certezza il super bonus, per queste situazioni ormai è perso e io mi auguro, come credo, la discussione tra tutti i sindaci, che ci sia un intervento diretto come il ricalcolo del costo parametrico, per poter far sì che queste persone non siano trattate in maniera diversa da chi fino adesso ha potuto ricostruire, perché non è giusto. Non sono poche case, no? Sono No, stiamo parlando parecchie. di per quanto riguarda Ustica, è tutta la zona che va dalla piazza fino Esatto. a metà strada di Spontignano, quindi adesso il numero preciso non lo so perché poi ce ne sono alcune che sono agibili, eccetera, però anche perché appunto non hanno potuto presentare i progetti, quindi non ho la certezza degli aggregati, però comunque stiamo parlando di intere frazioni. Esatto, vado dal sindaco, sì, situazione simile, no? Diceva. Assolutamente sì, forse nel nostro comune l'80% delle abitazioni sono interessate o da fiume o da R4.
Certo. Che io sappia, i progetti definitivi sia del dissesti che del fiume sono pronti da un pezzo, però sono bloccati, non capiamo perché non vengano approvati e mandati avanti. Ok, fin quando non sono fatti i lavori non verrà data l'agibilità, l'abitabilità, però tanto facciamole le case. Io se ci avessi una casa in R4, ho la casa, ho la chiave, aspetto un anno, aspetto due, però so che fatti i lavori all'R4 ci vado ad abitare. Certamente, come diceva Silvia, se aspettiamo la fine dei lavori dell'R4, forse la mia generazione non basta. Sì, tra l'altro sono sì molte seconde case, ma ci sono anche tante prime case, quindi persone che davvero aspettano di rientrare nella propria casa principale, no? Persone che hanno costruito la loro vita sull'Altonera, facile non è, è molto bello, ma ci sono anche delle condizioni, no? Di difficoltà anche da affrontare, quindi in qualche modo se vogliamo arginare il cosiddetto spopolamento bisogna dare priorità, no? Proprio a queste prime case, sindaco, immagino. Assolutamente sì, perché nelle prime case la maggior parte vivono nelle SAE, Sì. che sono, per carità, viva Dio, perché se 30 anni fa forse bisogna stare nelle tende ancora, o fuori, lontano dal paese. Però ci sono anche persone che sono in casse, che si sono spostate, che poi hanno preferito rimanere lì, ma aspettano per rientrare a Castel Sant'Angelo come pensa Lussita. Per cui accelerare i tempi è importantissimo, anche perché qui i costi non lievita in un modo impressionante, e forse la politica dovrebbe agire oltre che sull'adeguamento parametrico del contributo, che so che ci stanno lavorando, ma anche sui costi, perché è assurdo che nel 2021-2022 si costruivano le case, i costruttori, per vendere 1.200-1.300 euro metro quadro. Siamo arrivati qui 3.500, 3.600, 4.000, proprio prezzi fuori mercato per avere un valore di 1.100 euro, 1.000 euro, non lo so. Cioè, quindi il paradosso, insomma, è che queste case dovrebbero valere tantissimo, no? In quel territorio. È un po' in controtendenza invece la volontà di riportare persone sul territorio. È un territorio molto bello, molto prezioso, ricordiamo entrambi questi comuni sono all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, quindi grandissimo rispetto per il valore naturalistico ovviamente della zona, ma se vogliamo attrarre... Insomma, la legge di mercato dice che i prezzi dovrebbero un po' scendere, no? Silvia Bernardini. Eh sì, anche perché noi ad Ustica abbiamo veramente queste tantissime seconde case che in un momento così non sono più appetibili perché diciamo che la vecchia generazione, no? È quella che purtroppo comincia a faticare a venire dalle nostre parti. Quindi c'è una volontà di vendita che è normale, che c'è sempre stata, ma in questo momento non ci sono più i prezzi che c'erano prima, quindi diventa difficile, ci ritroviamo con tante situazioni che adesso vengono utilizzate anche per la ricostruzione, e questo forse ci fa anche comodo, ma che un domani ci troveremo vuote, perché comunque le persone che tendono e vogliono venderle, non riescono a venderle. Oltretutto, chi invece, e per fortuna, vuole venire ad abitare nei nostri paesi, perché questa è una anche delle cose in controtendenza, tecnici, piuttosto che operai, piuttosto che anche gli impiegati comunali che si sono in questi anni sono venuti a lavorare nelle nostre zone, vorrebbero poter comprare qualcosa, ma con questi prezzi diventa veramente complicato perché non esiste. E quello che diceva Alfredo, un calmiere dei prezzi delle materie prime, di tutto quello che gira intorno alla ricostruzione, forse sarebbe il caso. Oggi, soprattutto, che stiamo appunto chiudendo il capitolo del superbonus. Esatto, esattamente. Quindi diciamo uno scenario fatto di tante complessità, ma ci sono sempre le montagne, il vettore, il Monte Bove, insomma, che
che ci ricordano anche la straordinaria bellezza di questi territori e ci spinge insomma a raccontarli anche con tanto affetto e con tanta anche riconoscenza. Tra l'altro sappiamo che proprio in questo periodo c'è questa rassegna che vi tiene uniti, che si chiama Forti e Fluidi, ideata, la ringraziamo e la salutiamo, Barbara Olmai. Ci sono 6 comuni in rete, e quindi Ussita, Castel Sant'Angelo sul Nera, Montecavallo, Serra Petrona, Valfornace e Visso, proprio per ospitare giornate all'insegna ovviamente della conoscenza, delle passeggiate, del turismo sensoriale, insomma la volontà, ecco, di accogliere sui territori, anche laddove le condizioni non sono semplicissime. Parlavamo prima della ricettività, pochissimi posti letto, però sono queste giornate utili di conoscenza per famiglie, quindi un target allargato, sindaca di Ussita. Ecco, quindi secondo lei cosa significa essere la sindaca di un territorio forte e fluido come gli altri, insomma, che abbiamo citato? Guardi, per me è sempre un orgoglio essere il sindaco di Ustica. Questo penso che sia la stessa cosa con il Grappeto, perché, come diceva prima, siamo io ustitana, lui castellano d'Oppio. Però l'orgoglio è anche quello di aver fatto sì di poter ripetere un'esperienza bella come questo di Territori Forti Fluidi, che è la seconda edizione, nel mettere insieme tutti questi comuni, perché quello che ripetiamo spesso, il terremoto ci ha tolto moltissimo, ma quello di cui parlava lei prima, il nostro territorio, i nostri monti, le nostre valli, i nostri fiumi, i nostri laghi, sono sempre lì ad accogliere le persone. E allora bisogna essere fluidi nel riformularci, nel rigenerarci, nel capire come poter riconquistare quel turismo che purtroppo non possiamo avere stanziale. E allora ecco perché l'anno scorso, e ripetuto quest'anno, e quest'anno al nostro target, al nostro progetto si è aggiunto anche Montecavallo, ecco perché dicevo si è puntato su queste giornate che appunto nell'arco di 20 ore, dalla mattina alla sera, ti danno l'opportunità di vivere appieno queste nostre zone, dando anche delle chicche che normalmente non sono conosciute, che appunto riserviamo di anno in anno e riserveremo di anno in anno per far sì che chi è venuto l'anno precedente scopra ancora cose nuove nel nostro territorio, perché veramente siamo ricchi di cose fantastiche che vogliamo far conoscere. Ecco, ci sono tanti weekend, no, di appuntamenti in questi 6 comuni. Tra l'altro veniamo dal weekend scorso a Val Fornace, comune che si è formato dalla fusione di Pieve Bovigliana e Fiordimonte. Lo ricordiamo, Pieve Bovigliana ha una sua caratterizzazione anche forte, soprattutto per la distilleria Varnelli, no? La conoscono un po' in tutta Italia e non solo. E quindi c'è stata questa passeggiata lungo il percorso del lago, poesie declamate, visita guidata ai castagneti, degustazioni di cocktail realizzati proprio insomma per l'occasione, il giardino delle api, il mercatino insomma dei mercati tipici, uno spazio importante riservato anche ai bambini, da qui insomma la volontà di dare qualcosa di bello per tutta la famiglia. Allora vediamo proprio questo servizio. Seconda giornata, seconda tappa di Territori Forti e Fluidi, giornate itineranti per scoprire e vivere il territorio a Val Fornace con una passeggiata naturalistica e poi il pomeriggio tante esperienze sensoriali e parte artistica. Un saluto speciale dal Giardino delle Api che è stato recentemente inaugurato con ben 54 specie nettarifere che piacciono molto alle nostre amiche api. Val Fornace, Città del Miele. Sì, questa mattina ci siamo incontrati in località Ponte Latrave, al Ponte Romanico, siamo andati a visitare esternamente il Castello del Bel Diletto, dopodiché ci siamo diciamo inoltrati all'interno del sentiero che costeggia il lago di Polverina fino ad arrivare alla zona attrezzata e abbiamo diciamo potuto osservare e spiegare sia le peculiarità diciamo storico-artistiche quanto soprattutto la parte naturalistica.
Diciamo che l'Oasi di Polverina funge un pochino da sito di stopover per le migrazioni sia pre-riproduttiva che post-riproduttiva, dove possiamo osservare, fare bird watching e quindi osservare alcune specie di uccelli, quali soprattutto la famiglia degli ardedi ed alcuni anatidi. Quest'oggi abbiamo visto la garzetta, l'airone cenerino e poi abbiamo visto anche lo sbasso maggiore. Ed è quindi un sito, diciamo, di migrazione importante per la nostra regione. Queste sono delle giornate che vanno veramente pubblicizzate, perché cercare di far conoscere i nostri territori attraverso questo tipo di eventi è quello di Territori Forti e Fluidi. Ricordo che siamo alla seconda edizione, riuscitissima la prima e forse anche di più la seconda, perché questa mattina, quando il tempo è stato più clemente, c'erano tantissime persone che ci sono state anche nel pomeriggio, ma qualcuno, visto il tempo non troppo clemente, magari è rientrato prima. Però ecco, la pubblicità che viene fatta da queste giornate è veramente fondamentale per noi, perché vorremmo farci conoscere, vorremmo ripartire dopo il sisma e stiamo cercando di fare molto anche come amministrazione, facendo delle cose nuove. Il percorso al Lago di Polverina, il Giardino delle Api, ecco, sono tutti dei punti turistici che cerchiamo di tener bene per pubblicizzare i nostri territori. Torno dal sindaco di Castel Sant'Angelo sul Nera, che sarà ovviamente una delle tappe di Forti e Fluidi, quindi c'è questa voglia, no, di accoglienza, è un po' nel DNA di questi territori, sindaco. Assolutamente sì, innanzitutto voglio ringraziare il Comune di Ussita perché è capofila in questo progetto, per cui è quello che ha messo più impegno per la realizzazione. E come avete già anticipato voi, i nostri territori, i nostri ambienti, al di là delle case che non ci sono più, forse ce li invidiano molti, perché penso che in pochissimi posti d'Italia si trovano ambienti così belli. Questa manifestazione è importante perché è per la famiglia, cioè per cui comprende passeggiate in mezzo alle faggete, giochi per i bambini, c'è cultura, c'è musica, qualcosa di teatro, per cui è veramente, intanto come si diceva prima, il nostro turismo ormai sarà mordi e fuggi fin quando non riusciremo a fare più case. Noi abbiamo la fortuna che a Castel Sant'Angelo, che il navigante è riuscito a delocalizzare, ci ha creato quelle 20 camere che sono un tocca sana anche per le ditte che lavorano nel territorio, perché altrimenti, ecco, ci sono le 100 persone che vivono le SAE e quelli che arrivano la mattina e partono la sera. Per cui questa manifestazione, sperando che sia una bellissima giornata anche da noi, perché come dicevo il pomeriggio sarà dedicato soprattutto ai bambini, che vengano molte persone, anche perché è abbinata con la Sagra del Marrone Castellano che da noi facciamo da tantissimi anni. Quando è sindaco la sua tappa? 2 novembre. 2 novembre. E da lei invece sindaca Ussita? Il 3 novembre, domenica. Okay. Quindi è subito dopo. E anche a Ussita, ecco, avremo queste passeggiate. Ussita quest'anno, anche in prosecuzione con un altro progetto che stiamo portando, che abbiamo fatto i primi di settembre, punterà anche molto sulla poesia. Ma perché? Perché la poesia vicino ai nostri luoghi, cioè i nostri luoghi generano poesia già soltanto nel guardarli. E poi appunto ci saranno delle belle passeggiate, anche lì ci sarà lo spazio per i bambini, ma sono tutti pomeriggi e giornate diverse. Questa è la cosa importante, perché nonostante siamo comuni limitrofi, riusciamo veramente a trovare delle particolarità in ognuno di noi. Non ci dimentichiamo, lei prima parlava dell'appuntamento che c'è stato a Valfornace, io continuo a chiamarla Via Bovegliana perché per me tante volte è difficile, comunque a Valfornace, che Valfornace e Montecavallo sono due delle città del miele, questa è una delle particolarità anche, no? Oltre che l'acqua che ci lega in qualche modo a tutti quanti insieme come comuni, per diciamo soltanto a Serra Petrona abbiamo questa deviazione verso un'acqua un po' più saporita che è la Vernaccia, però ecco, andando a Montecavallo, comune
minuscolo comune, il più piccolo delle Marche, uno pensa che ci trovo. No, Montecavallo ci si trova un qualcosa, ecco, dal miele a tante altre realtà, come a Ussita, come a Visso, come a Serra Petrona, come a Castel Sant'Angelo e come appunto a Valfornace. Quindi, che dire, noi l'unica cosa che possiamo dire è vi aspettiamo. Esatto, sono giornate importanti anche perché non solo le attività, no, che ci sono, ristoranti, bar, ovviamente lavorano di più magari in quei giorni, ma penso anche che la comunità sia proprio felice di accogliere visitatori, di raccontare, di esserci, no, Sindaco Riccioni? Certamente, si inizia a vivere, diciamo, no? Ok. E perché volevo dire anche per questa manifestazione, forse vedo un po' lo spirito cambiato, perché vedo la montagna un po' più compatta, cioè cerchiamo di collaborare, questo è il mio, l'ho detto anche in campagna elettorale, non siamo nessuno, perché Castel Sant'Angelo sull'Era mi sembra che siamo rimasti 230 cittadini sulla carta, poi perché penso che se li contiamo siamo molti di meno, Ussita non lo so, ma pochi più, penso poco di più di noi, per cui uniti forse riusciremo ad ottenere qualcosa che per ognuno per suo conto non otterrà mai. Questo a me fa molto piacere, perché la cooperazione è nel mio spirito, per cui questo è veramente buono. La rete, no, fondamentale, Sindaca Bernardini. La rete è fondamentale, appunto, territori forti, perché come diceva il Credo non mollano, no? E fluidi, l'acqua è fatta di tante particelle, è fatta di un insieme, ma la cosa che sicuramente è importante è il fatto che ci si creda in questo progetto, perché l'anno scorso ci è stato finanziato dalla regione e è stato diciamo il motivo per cui abbiamo deciso di ragionare e ci è stato in qualche modo facilitata la cosa. Quest'anno l'abbiamo voluto riproporre investendo delle risorse dei comuni. Questo significa credere in un target, far sì che quel target, come diceva Alfredo, diventi qualcosa di costruito, di costruttivo, che ti porta insieme a fare delle scelte e a fare dei progetti. Progettare insieme è l'unico modo per uscire da questo gap che noi abbiamo, perché altrimenti rimarremo il comune più piccolo delle Marche, Montecavallo, il comune più montano, però comunque non abbiamo la forza per poter essere appetibili e soprattutto non abbiamo la forza per promuoverci. Questa è la vera ricchezza, il lavorare in rete. E la cosa, permettetemi, anche con più soddisfazione, il fatto che anche i nuovi sindaci, Alfredo in primis, abbiano creduto in questo progetto, perché è vero, è scontato forse per certi versi, no? Voler mettersi insieme. Ma investire in un progetto tempo e denaro, come si dice, significa crederci. E allora noi dobbiamo far sì che questo diventi un target. E perché no? Quando si sentirà parlare di territori forti e fluidi, si penserà ai nostri comuni. Sindaca, non è un progetto cosiddetto calato dall'alto, no? Che di solito hanno un po' una scadenza così a orologeria. I progetti invece che partono dai territori, che partono dalle comunità, probabilmente sono quelli che hanno più chance poi di andare avanti, di evolversi, di cambiare, di essere fluidi, no? Appunto. Quindi immagino che ovviamente ci sia bisogno anche di un sostegno, di un accompagnamento, no? A queste idee che arrivano dal basso e coinvolgono proprio le comunità e i comuni stessi. Beh, ma guardi, non per niente l'idea e l'ideatrice e colei che ci fa da pungolo è Barbara Olmai, che conosce i nostri territori a menadito, quindi è proprio perché da lì si è partiti e in base a quello che diceva prima, no, alle comunità. L'anno scorso nella nostra tappa non è stato raro vedere una persona per strada che ti raccontava un aneddoto o un'altra, cioè è stata veramente una partecipazione anche imprevista, però veramente piacevole, perché la gente era coinvolta, vedeva queste persone che camminavano e era portata a raccontarsi.
E questa apertura verso chi non si conosce, no? Verso il turista, è anche una cosa che fa piacere, perché ti dimostra che quella comunità è pronta per accogliere di nuovo e non è più un discorso di chiusura come, ecco, dovuta al terremoto, perché quando c'è un evento brutto ci si chiude, no? Invece no, le nostre comunità sono di nuovo aperte ad accogliere. Sindaco, è così? Assolutamente sì, condivido quanto detto da Silvia. Anzi, ne approfitto appunto per ringraziare Barbara Ormai, che ha organizzato questa manifestazione, e a noi ha organizzato anche il forum sulla montagna, che ha avuto un notevole successo. Per cui, bene così. Ce la teniamo sempre. Sì, sì, assolutamente si merita. Benissimo, allora ne approfitto per dire che il prossimo weekend c'è la tappa di Serra Petrona, come diceva insomma la sindaca di Ussita, qui il fluido è davvero molto gustoso, perché parliamo ovviamente della vernaccia, che è elemento identitario di questo comune, insieme alla vernaccia ovviamente, però tante anche altre attività collaterali di conoscenza per le famiglie, per i bambini eccetera. Io ringrazio davvero i sindaci, Silvia Bernardini, sindaca di Ussita, Alfredo Riccioni, sindaco di Castel Sant'Angelo Sul Nera, grazie ancora di essere stati a Sibilla con noi. Grazie a lei. Grazie a te. Grazie. Perché non abbassi mai le luci, i riflettori su queste zone, e questo credo che sia la cosa più importante. A 8 anni rischiamo che succeda anche questo, e soprattutto perché, ecco, purtroppo sempre di eventi nuovi, no? Abbiamo visto, ce ne sono, e quindi grazie. Grazie davvero ancora. Sibilla, le voci della ricostruzione, torna la prossima settimana. Arrivederci.